pulito. Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, ciao cari! Benvenuti e bentornati in questa nuovissima reaction di Ti spazzo in due. Oh, oggi finalmente, cioè fino a me, oggi siamo tornati a fare la reazione di Ti spazzo in due, che voglio ricordare è la versione italiana di Case da Incubo, cioè quelle case dove i padroni, i proprietari hanno la casa messa in, proprio in condizioni terribili, schifose, lerce tutto, e quindi che fanno? Chiamano alle paglionico e per aiutare a pulire e sistemare casa, sperando che poi un domani, cioè sperando che poi quando vanno via la tengono pulita questa casa. Però chissà se avranno fatto una puntata del genere dove fanno vedere se sono riusciti a tenerla pulita, chissà, vabbè, lo scopriremo più avanti. Ma voi ragazzi, prima di iniziare, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like, commentare, condividere, tutte le cose che dovete fare sempre. Mi raccomando ragazzi, fatelo, e mi raccomando che sti video hanno bisogno di tanti like. Dai su, dai. Quindi iniziamo subitissimo a fare questa nuovissima reaction di Ti spazzo in due. Io sono Sabrina e questa è la mia famiglia. Io sono una maestra e suono anche in una band rock femminile. Ciao Sabrina e ciao a tutta la famiglia. Oh, oggi abbiamo proprio una rocchettara tra di noi, e quindi vediamo com'è che c'ha la sua casa. Cioè, una rocchettara, c'avrà pure chitarre e cose. Dai, e vediamo, vediamo. Tenere pulita questa casa è molto difficile. Si sporca in 3 secondi e si pulisce in 3 ore. E vabbè, iniziamo benissimo. Iniziamo. Oh, quei fornelli proprio, vabbè. Era la casa di mia nonna, è una casa a cui sono molto molto legata. Il marmo risplendeva, era tutto pulito, non c'erano briciole in giro. Mi piacerebbe rivederla come era una volta. Perché la nonna puliva semplicemente così, perché la nonna puliva, quindi la casa era pulita. Se tu non pulisci, ovviamente la casa non è pulita. È proprio una cosa proprio di... Ciao Sabrina! Ciao, buongiorno! Ciao, ho portato la mia mamma oggi. Entrate. Grazie, permesso. Permesso. Beh, lo zerbino già inizia, dice, da parlare da sé, benvenuti nella zona oscura. E vabbè, vediamo la casa, magari non è così disperata come lo si pensa, eh? Cosa ti avevo detto, mamma? I bambini in casa, poi c'è tanto disordine, si sa. È così proprio come lo si pensava. E vabbè, quindi c'è un oltre ad essere la sporcizia, c'è anche un disordine esagerato. Prima di pulire c'è da riordinare. Ma che belli queste chitarre, pianoforte, ma di chi sono? Tutte cose mie, perché suono in una band di donne. Ma che brava. Rock and roll. Vabbè, quindi sì, pensa, ovviamente, cioè un ago si può fare, o pulisce o suona, quindi preferisce suonare. Sabrina, sta cucina qui, eh? Questa cucina è molto vissuta. Sì, ma secondo me è una certa, lo fanno pure apposta, perché magari sanno che devono venire queste qua a pulire casa, quindi gli ultimi giorni proprio la lasciano proprio allo sbando, perché non è possibile una cosa del genere, cioè non ci arrivo. Questo forno penso sia il punto più critico in assoluto, perché è molto piccolo, però cuciniamo molto. Un forno catena come le bamboline. Mamma mia, che forno! È piccolo, e tutta la cosa da sporcizia, tutta concentrata così proprio. Maronna, ma che cazzo ci cucini là dentro? Maronna! Sabrina, scusami, ma chi è che cucina qua? Mio marito, quindi fa tutto lui. Sabrina è simpatica, però non c'è. Non faccio le servizi, non faccio nulla. E
che suona, suona, Sabrina suona, è un'artista, Sabrina deve suonare, quindi ovviamente non è che può stare a pensare a cucinare, cioè cucina il marito giustamente che non suona. Questa è la nostra camera da letto e come vedete c'è anche qui un bel po' di confusione. Perfetto, perfetto, io sono sicuro di questa cosa che ho detto prima, che secondo me qualche giorno prima di solito lasciano proprio la casa ancora più allo sbando di quello che è e quindi... Ragazze, questa è la stanza più complicata di tutta la casa perché è il regno dei miei figli. Madonna, e che è i muri pitti? I muri disegnati, così così, poi biscotti smangiucchiati. Ma che cosa è? Ma come fai? Ma questi muri, perché noi gli permettiamo di colorare i muri della, solo della loro stanza. Sia io che Yuri non ci abbiamo mai visto nulla di male e quindi non è un problema per noi che si esprimano in questo modo. No, no, infatti non c'è niente di male. Chi non lascia disegnare sui muri i propri figli? Chi non lo fa? Cioè è una cosa logicissima e quindi giustamente è una bomboletta spray, graffiti e cose, se può fa. Eccomi con tutta la famiglia. Ciao, ciao ragazze. Ma tu le scatole le hai prese? Vado a prenderle adesso. Bene, allora noi entriamo intanto. Prego. Permesso. Ancora, ancora per le scatole. Ma sapeva che dovevano arrivare, non è che gli hanno fatto la sorpresa. Ancora non ha preso le scatole, proprio. Cioè questa è proprio pigrizia e pigrizia. Iniziano a mettersi all'opera, la madre inizia in cucina come al solito e tutti mo speriamo che la mettano a pulire. Secondo me quel forno va solo che buttato, se no come faccio a pulire il pavimento? Io mi sono assegnata la stanza dei bambini perché è una stanza molto importante e ci tengo a farla bene. Hai preso la stanza più difficile, che giustamente tu essendo il capo giustamente è la stanza più difficile e quindi è giusto così. Bra, vediamo, facciamo fuori perché sennò qua non mi muovo più. Oh madonna mia, che cacchio è quello schifo? Ma che cosa è? Un pesce? Ma perché c'è un pesce? Ma perché c'è un pesce là? Perché? Ah, un pesce imbalsamato fuori al balcone. Cioè, proprio ai limiti, proprio coi più... Dai a pulire sta cucina che veramente sta proprio l'erciume sta. E quindi ci sta a pulire la cucina. Speriamo, chissà come uscirà. Ah. No vabbè, io così non posso pulire. Cioè, e dinosauri, e mostri, e bambole, e queste, e quell'altro, e peluche. E impazzisco. Era meglio che mettevo Tiziana qua. E volevi! Speravi che fosse la stanza più facile, più faguta da sistemare, da cosare. Invece no, è la stanza più difficile, più terribile, più cosata che abbia mai visto. Comodini, da fare il letto, il comò. La braccia accesa. La braccia accesa. Che sta dovuta mettere, raga? L'ho dovuta mettere questa perché... I peluche li metto nella lavatrice, 30 gradi, rapido, detersivo, ammorbidente. Chiudo questa, avvia. Hanno lavato. Eh beh, certo, tu, e lavi tutto. Bravo, infatti devo fare pure io così, che i miei peluche che stanno là, gli devo dare una mezza lavata che da un po' che... vedevo dare una lavata, raga, vedevo pulire. Antonella,
Ecco le scatole. Ma Sabrina, finalmente queste scatole. Guarda, mi hai bloccato il lavoro. Io non so più dove mettere tutti questi giochi. Ho dovuto metterli sui letti. Eh beh, sì, certo, è arrivata dopo ore e ore, dove ho fatto la spesa, ho fatto la cosa, in giro ha fatto la suonata e poi ho detto, ah, ma mi sa che dopo in le scatole. E poi è andata, dopo molto ore. Mi ha strigliata per bene, perché ho fatto tardi, perché c'è troppa roba, era davvero disperata. E certo che ho sgridato Sabrina, ci ha messo troppo tempo. Poi tu dovrai anche selezionare cosa tenere, cosa buttare. Oh, non fate incazzare, non fate incazzare Antonella, raga. Sta buona, con calma. Tu prendevi il bustone che metti di là, che devi proprio buttavi così. Secondo me questo forno tu non l'hai mai pulito. Perché non so pulirlo. Esatto, adesso io ti farò vedere una procedura di pulizia di questo forno in un modo molto naturale. Non so pulirlo, secondo me, raga, qua iniziano a diventare una scusa, una cosa, dice non lo so pulire. Di che non c'hai voglia, dillo che non c'hai voglia, dillo. Un po' di bicarbonato, un po' di aceto, un po' di acqua calda, prendo un cucchiaio di legno e faccio la pappetta. E lo devi poi spalmare su tutto il forno. Il vetro soprattutto è molto... il vetro soprattutto deve, però... Prima di tutto ci vuole a voglia, cioè o devi voler fare, perché se no stiamo sempre là. K12 e sto fornetto mi da buttava. Vediamo sotto il letto cosa c'è. Mamma mia, peggio della di notte. Anche incastrate me le date. Il lavoro non finisce mai, pure incastrate così, a risucchio proprio, che deve fare così. Capelli suoi. Andrebbe pulito questo tappo, invece il 90% non lo pulisce nessuno. Vediamo quello del bidet. Peli intimi, fa schifo. Maro, io avrei già sboccato, raga. Ma meno pulito gli peridette che te vai cose. Ma che schifo, che schifo. Anche questa casa è sporca. E allora mi tocca pulirla. Andiamo a vedere il fondo del vate. Ai. Così non andiamo bene. Ma tu ce l'hai l'olio di gomito? No, abbiamo perso Antonella, raga. Abbiamo perso Antonella. Proprio i giochi li hanno proprio data la testa e non gli ha sconnesso. Abbiamo perso Antonella, ma che se fa? Il mocio per me è sporca, non pulisce, questo serve solo per strizzare l'acqua. Se mi si rovescia dell'acqua, il mocio è comodissimo per strizzare l'acqua, ma per lavare e pulire no. Ok, si è ripresa. E beh, quindi ho sbagliato tutto dal principio. Ma una cosa comoda, c'era il mocio che mettevi là e pulivi, ta. Quindi no, tutto sbagliato, da sempre. E qua un'altra, hai visto? Hai visto? Ma fregato! Che da no. Che si abbiamo sporcato una cucina intera. L'avete pure smontata, l'avete proprio smontata letteralmente pezzo, e quindi se levano pure i cosi dai sedie che stanno pieni zeppi di polvere di lerciume. Ma perché? Come è possibile? A pulire per terra, se sono messo proprio a squadra intera per pulire per terra, pensa come cazzo stava messa male il pavimento. Sabrina, la camera. Che bella, finalmente prende aria, tutto bello, lindo, pulito e sistemato, e prende aria, finalmente, brave le paglionico, brave. Guarda la cameretta. Oh, brava Antonella, gli ha pulito pure la stanza dei bambini. Non credevo, sinceramente adesso non credevo ce l'avesse
fatta, sinceramente, era proprio in maniera terribile. Vieni a vedere la cucina. Madonna mia, madre, com'è, Rosy sembra, madre ha fatto proprio il miracolo, cioè ha pulito la cucina che stava messa, in che condizioni stava messa la cucina. Oh, una bella pulita pure al salotto, che giustamente stava pure là pieno dei giocattoli, pieno di zuzzuria, dei biscotti smangiucchiati, una bella ripulita e ripiaria, brave. Abbiamo anche un regalino per te, qui trovi tutto il kit per pulire il tuo forno, dal bicarbonato all'aceto, la spugna, la paglietta e lo straccetto. Oh, brava, sto regalo ogni volta ci sta, ogni fine puntata ci sta il regalino che Antonella dà, il regalo a quelli dei case, sperando che lo utilizzano per pulire ciò che va pulito, oltre all'intera casa. E quindi vabbè, quindi ragazzi, avete visto questa quarta punta, perché c'è sta pezza in mano, vabbè, così così fa più pandan dal col sistema. Avete visto questa quarta puntata di Ti Spazzo in Due, e sta Sabrina, speriamo che inizierà a pulire casa ora che è bella pulita. Quindi Sabrina, come se sporca qualcosa o fa subito, te levi subito dal cato, levi e pulisce e vai avanti. Va bene ragazzi, e voi casa come ce l'avete? Ce l'avete messa in ste condizioni, oppure magari più condizioni più decenti? Pulite voi casa, la pulite ragazzi, scrivetelo qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video di venerdì con Epic Fail. Ciao cari!